risultato creando palle gol a grappoli. Credo che se fosse stato un primo tempo dove ci avesse visto uscire con uno scoring di 3-4 gol sopra, nessuno poteva dire niente. Questo ci rende orgogliosi perché abbiamo affrontato una squadra costruita per vincere, abbiamo affrontato una squadra con degli investimenti cospicui alle spalle, e quindi questo ci inorgoglisce perché ci rende competitivi e ci fa capire che con il lavoro si riesce a colmare un gap anche economico importante. A tale proposito, oggi la mossa forse più azzeccata è stata quella di schierare Zenoni, che finché è rimasto in campo ha creato sempre superiorità, forse ha spiazzato anche lei stessa. Ma guarda, la scelta di far giocare Zenoni è perché ci aspettavamo lo schieramento a rombo della Juventus e quindi con due esterni puri potevamo concedere superiorità in mezzo al campo, invece con Zenoni ci permetteva almeno da un lato del campo di andare in parità numerica, perché non lo si può definire un esterno puro, quindi abbiamo cercato di preparare la partita così, e come spesso accade quando quelle cose vanno bene è tutto a posto. Se non l'avessimo vinto magari mi avrei detto: come mai hai rinunciato a Eder, a fare il studio? Questa è un po' la dinamica sorinante. Mister, 6 palle gol contro una nel primo tempo, nel secondo tempo la rientro è rispondito, cosa hai detto? Andiamo a vincere. No, avevo detto ai miei ragazzi di sentirsi più forti di loro. E a fine primo tempo gli ho solamente chiesto se dopo un primo tempo così si sentivano più forti o se avevano bisogno ancora di qualche altra motivazione, di qualche altra palla gol per sentirsi forti in campo e non concedere timori reverenziali all'avversario. E quindi ho detto: secondo me questa partita dipende più da noi che da loro, e c'è solamente da spingere, da cercare di vincerla, perché la partita ci diceva che stavamo meglio di loro. E poi Troiani si è sbloccato con un gol pazzesco, bellissimo. Sì, penso che abbiamo fatto un gol su una situazione dove c'è stato un gesto tecnico pregevole di Michele, che non è solito in gara, ma in allenamento gli vediamo fare spesso delle conclusioni ottime, e quindi sono contento per il ragazzo perché è in netta crescita e in questo prossimo di campionato potrà stare molto bene. Mister, è richiamato forse a una prova a livello psicologico ancora più difficile del solito, perché i derby sono sempre i derby, però ieri c'era stato questo sorpasso dello Spezia, stavolta la situazione anche in classifica era ancora più tesa del solito. Nelle ultime due stagioni abbiamo vissuto dei derby importanti dal punto di vista del risultato, ma meno dal punto di vista della classifica, e hai dato comunque una grandissima dimostrazione di sicurezza. Era quello che ti aspettavi, oppure temevi che forse questa tensione potesse far male ai giocatori? Ma guarda, è quello che ho chiesto ai ragazzi. Il nostro cammino quest'anno ci dovrà portare a tirare fuori una prestazione del genere, perché io dico sempre che non sempre tutto il male viene per nuocere, no? Quindi io credo che questi siano ragazzi di 18 anni che devono fare esperienza, come vi ho sempre detto, e che subendo qualche rimonta, facendo qualche sconfitta, sicuramente dovevano fare tesoro di prestazioni magari non brillantissime, un po' sotto le aspettative, come magari ci è capitato anche quest'anno, per poi farne tesoro e crescere. Quindi non dobbiamo assolutamente, secondo me, mettere nella condizione questi ragazzi di sentire troppo la pressione, ma sicuramente dobbiamo metterli nella condizione di crescere. Io credo che il percorso nostro di quest'anno possa aver fatto crescere questi ragazzi sotto tanti aspetti. Un'altra differenza rispetto ad altre situazioni del passato è che adesso davanti avete comunque un cammino non in salita ma comunque impegnativo, perché non potete permettervi passi falsi, perché c'è lo Spezia in agguato che quanto ora sia più lontana dalla Juve. Come credi che questo derby possa aiutare a proseguire con questo cammino? Sicuramente vincere aiuta a vincere, e l'entusiasmo non fa mai male, anzi è la benzina per tutto. Però credo che se non vinceremo le prossime 3 partite, poco varrà questa vittoria. Quindi è giusto godersi questa vittoria nel derby, a cui ci tenevamo in maniera particolare, però poi
dalla prossima settimana in poi sarà giusto concentrarsi e preparare alla stessa maniera la partita di Genova, perché il campionato primavera nasconde sempre delle insidie particolari, l'avete visto negli anni, ve lo racconto da qualche anno, non ci sono partite sulla carta facili, e quindi stiamo concentrati su quello che è il nostro obiettivo, che continueremo a inseguire da Genova. Qual è l'aspetto che più ti ha reso, che più ti rende orgoglioso di questa partita? Cos'era quello che ha fatto la differenza? Che la squadra era forte nella testa, era una squadra convinta, una squadra che non ha subito la Juventus, una squadra che l'ha aggredita, ha fatto la partita, l'ha messa sotto il piano del ritmo, del palleggio, del gioco, e penso che l'abbia vinta sotto tutti gli aspetti. Questo è quello che mi rende orgoglioso oggi. I due derby di questa stagione sono serviti a qualcosa? O... No, io sui due derby passati, ve lo dico in maniera molto sincera, ve l'ho ribadito anche al termine di quei due derby. Da allenatore ero arrabbiato per il risultato, ma avevo visto due derby dove se avessimo pareggiato vinto nessuno ci avrebbe detto niente, quindi loro in quei due derby erano stati fortunati sotto l'aspetto dell'episodio, noi anche nei due derby precedenti avevamo sbagliato palle gol importanti, e oggi invece nonostante hai sbagliato tantissimo nel primo tempo, poi dopo sei riuscito a ricostruire occasioni e a essere concreto per portare a casa il risultato. Non sembri felice come in altre situazioni, però. Ma guarda, non sembro felice non per adesso, perché sono concentrato sulle prossime tre partite. Subito. Mi vedrete felice se, se raggiungeremo la Final Eight, mi vedrete felice. Se no, sicuramente, come vi ho già detto, avremo raggiunto l'obiettivo di inizio stagione, che sono i playoff. Però, ripeto, questa è una vittoria importante, ma che ci deve fare rimanere molto concentrati. Quindi questa squadra è una squadra che ha bisogno di stare sul pezzo, ha bisogno di non vivere sugli allori e sui facili entusiasmi. Quindi anche nelle mie parole c'è un segnale forte di concentrazione, perché sono tre partite importanti. Cioè, calma fino alla fine. Fino al raggiungimento dell'obiettivo. Ma sì, anche perché, lavoriamo. Sento parlare di Final Eight a un passo. Abbiamo lo Spezia a un punto con le stesse partite, quindi un punto è niente. Ne avessimo 6 su 3 partite, dico, potrebbe essere a un passo. Quindi calma, lavoriamo con fiducia, ci proveremo con tutte le nostre forze, ma tre settimane facciamo. Ma stiamo con i piedi per terra, perché questa crescita deve essere continua, non deve fermarsi. Mister Mantovani, prima convocazione in Under 19, anche oggi bene, direi che è uno dei giocatori forse cresciuti di più dall'inizio dell'anno. Sono d'accordo, Mantovani ha fatto una crescita esponenziale dall'inizio dell'anno ad oggi, ne siamo davvero orgogliosi perché ci abbiamo puntato noi, un giocatore che da Roma ha scattato, e quindi ritrovarsi dopo due anni con lavoro e tutto a giocare titolare nella primavera del Torino, che penso che sia un onore per tutti, e ad aver ricevuto la convocazione nazionale, credo che sia una soddisfazione per lui e per noi che ci abbiamo creduto. Grazie. Scrivono tutti, perché sanno che quelli, se non trovo le parole, mi arrabbiano. O no? Quindi ti strappiamo un sorriso tra tre settimane. Tra tre settimane? Beh, io me lo auguro. Adesso non iniziamo a buffare, eh? Ah, sì. No, è strano che non avete chiesto della squadra giovane, della squadra vecchia. No, perché già è stato detto. Ah, ok, fammi una domanda, non rispondo. Ma c'erano 14 anni di differenza, Moreno? C'erano 14 anni di differenza e magari anche qualche milione di euro. Però c'era magari anche qualche milione di euro. Però quello che è venuto prima di te ha detto che non guarda quelle cose lì. Ma guarda, sotto questo aspetto noi guardiamo in casa nostra, guardiamo i fatti nostri. Ci tengo solamente a sottolineare che loro, che giustamente non guardano anche il risultato, i 98 aggregati con la primavera sono scesi a giocare il derby a Lievi, non penso per partecipare, magari per vincerlo. Quindi
Credo che sotto questo aspetto ognuno fa le proprie scelte, però bisogna anche dire che e sottolineare che è vero che hanno qualche ragazzo giovane, però è vero che in passato, quando non c'era la regola dei fuori quota, ricordatevela bene tutti, e c'era una possibilità economica di mettere sotto pre-contratto tutti i giocatori che volevano, noi come Torino dovevamo giocare non con 3 fuori quota, ma con 20 fuori quota. Quindi i giocatori della Juventus erano quasi tutti sotto addestramento tecnico, perché potevano permetterselo economicamente, e noi giocavamo con giocatori sotto. Quindi a oggi è normale che le grandi squadre tengano a farsi le regole come a loro piacimento. Quindi noi abbiamo dei giocatori come Rosso, che di dicembre del 95 l'abbiamo reputato ancora non pronto a livello fisico per poter giocare un campionato professionista, per 20 giorni non è un 96, abbiamo deciso di tenerlo. Per assurdo, il nostro 96 migliore è 2 anni che gioca in Serie B. Quindi a quel punto penso che sia una strategia molto valida quella effettuata dalla nostra società. Domanda fatta, così almeno ma così hai puntualizzato? Sì, anche perché poi dopo se mi toccate su questo tasto vado veloce. Hai studiato? Domanda sì, anche perché stiamo vedendo nei settori giovanili delle situazioni abbastanza imbarazzanti. Basta vedere Milan, Paris Saint Germain 2004, vedere questi fuori quota con qualche anno in più sulla carta d'identità. E quindi, se oggi dovessi vedere io l'Inter, che è la ditata numero uno a vincere lo scudetto con tutti questi tesserati 97, molto dubbi. Io credo che in Italia, più che parlare e cercare di guardare al regolamento o alla scappatoia, bisogna cercare di fare le cose sempre con la massima onestà e guardare i propri obiettivi. Un altro argomento scelta o... Ma c'è un altro argomento della scelta, ce l'hai? È la scelta tua! Sì, perché devi scegliere tu. No, basta, io sono a posto. No, vabbè, in altre occasioni, oggi probabilmente la concomitanza della partita di Serie A, in altre occasioni spesso questo tipo di successi, questo tipo di prestazioni sono stati dedicati ai tifosi. Oggi a chi la dedicheresti questa vittoria, considerando che, come sottolineato, comunque ha bisogno di altri 9 punti per... Guarda, questa sicuramente è la vittoria del nostro gruppo di lavoro, del nostro staff, dei nostri ragazzi, perché credetemi, non è facile dall'inizio dell'anno dover giocare per vincere, per primeggiare, nonostante affrontiamo formazioni di livello importanti, anche a volte superiori alle nostre. Quindi credo che anche i ragazzi si meritavano una vittoria importante, soprattutto in un derby, che desse comunque un tono alla stagione che stanno facendo, perché non lo dico solo dopo aver vinto un derby ed essere secondo in classifica, l'ho detto anche la scorsa settimana dopo il pareggio di Siena, di Spezia. E credo che questa squadra, in qualunque modo concluda il campionato, penso che abbia fatto di nuovo una stagione oltre le aspettative e sopra le righe. Quindi, però a volte serve anche qualche vittoria con un punto esclamativo in più per cercare di renderla vera un po' a tutti, no? Quindi, perché dopo il primo posto dell'anno scorso, dove è la stagione dei record dell'anno scorso, credo che non era facile per nessuno ricominciare una stagione riformando un gruppo da zero ed essendo di nuovo così competitivo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.